Ciao, bentornati, io sono Jessica e oggi vedremo un'attività innovativa con Google Fogli, perché scopriremo insieme come utilizzare questo strumento non per dati, analisi e grafici, ma per creare assieme dei disegni. Quindi utilizziamo Google Fogli in modo, diciamo così, artistico. Questa modalità di utilizzo può avvicinare anche i ragazzi o i bambini con cui la utilizziamo ad esperienze come quella, ad esempio, della pixel art, o per iniziare a parlare assieme a loro del coding. Quindi molto interessante perché ha tante sfaccettature e la possiamo abbinare e cucire un po' addosso alla nostra didattica come preferiamo. Anche perché Google Fogli è uno strumento che diventa un po' ostico sia per gli insegnanti, ma soprattutto per i bambini e gli studenti che lo utilizzano pochissimo in realtà, anche se è molto interessante come strumento. Quindi questa è un'attività che può permettere loro anche di conoscere e scoprire Google Fogli in un modo un po' più accattivante. Questa attività l'abbiamo già vista insieme all'interno del webinar dedicato alla G Suite e alle attività innovative. Se ve lo siete persi, ve lo lascio qui nelle schede e nell'info box, così potete andare a vedere anche tutte le altre attività. Ma mi avete chiesto di fare un tutorial specifico su questa attività, quindi ecco qui il tutorial. Alla base di questa proposta ci sarà una funzione particolare che è la formattazione condizionale di Google Fogli. Ve ne ho già parlato proprio come funzione singola e vi lascio anche il video, quindi il riferimento per andare a vedere quella singola funzione. Oggi la utilizzeremo per proporre un'attività. Vi lascio quindi al tutorial e poi vi aspetto per le riflessioni finali. Eccoci, allora siamo qui su Fogli Google. Prima di tutto, ovviamente, apriamo un foglio nuovo e quello che voglio fare come prima cosa è andare a creare assieme a voi una griglia che ci permetta di avere righe e colonne in ordine che andranno a formare i nostri pixel, in pratica i punti del nostro disegno. Allora, io per abitudine lascio la prima colonna e la prima riga in tonse, così dovessi andare ad aggiungere un titolo o delle indicazioni, posso farlo. Quindi, innanzitutto, per creare la griglia parto dalla colonna B, poi voglio creare una griglia di 9x9, quindi seleziono in questo modo dalla colonna B alla colonna J. Ok, intanto ho selezionato tutte le colonne, poi con tasto destro ridimensiona colonna B e J e assegno ad esempio 40 come valore. In questo modo tutte le colonne si sistemano e sono tutte un pochino più grandi. Aggiorno anche, allargo un pochino la colonna A così vediamo meglio la griglia al centro. Benissimo. Stessa cosa faccio per le righe, quindi seleziono dalla 2 alla 10 perché abbiamo detto che facciamo una griglia di 9x9, tasto destro ridimensiona righe dalla 2 alla 10 e vado a specificare un'altezza precisa in pixel con 40 punti, 40 pixel. Perfetto. Vedete adesso che la nostra griglia si è formata, è una griglia di quadretti uguali, di 40x40, una griglia 9x9. Io la vado a selezionare tutta e per riconoscerla bene all'interno del foglio, in alto nella barra vado nella sezione bordi e poi inserisco un bordo esterno per tutta la griglia. Eccola, così la vediamo bene, possiamo sistemare anche il bordo e personalizzarlo. A questo punto noi abbiamo la nostra griglia di base, voi la potete fare delle dimensioni che preferite e anche del numero di righe e colonne che preferite. Ho cominciato così, così è una via di mezzo, una griglia media. A questo punto possiamo fare quello che vogliamo con la griglia, quindi possiamo lasciarla così com'è e iniziare a lavorare con i bambini più piccoli, magari ad un primo approccio, quindi chiedere ai bambini di disegnare qualcosa all'interno di questa griglia utilizzando i colori, quindi loro si potranno posizionare all'interno di una cella che è un quadretto perfetto con colore riempimento, potranno andare a selezionare i diversi colori e a creare i loro disegni. Già questa come attività iniziale è una bella attività di avvicinamento. In realtà per noi è molto semplice, ma andiamo a vedere cosa possiamo fare di più complesso. L'attività che vi voglio proporre io, infatti, come vi dicevo,
tipo utilizza la formattazione condizionale. Quindi, anziché utilizzare direttamente i colori, noi possiamo sistemare il foglio, quindi la nostra griglia, in modo tale che ogni volta che si inserisce un numero preciso all'interno della cella, questa cella prenda un colore che noi abbiamo deciso. Per facilitare, di fianco possiamo fare anche una piccola tabellina con la leggenda. Ad esempio, andiamo a indicare che se andiamo a scrivere 1, il colore di riempimento sarà il giallo. Se andiamo a inserire ad esempio un 2, il colore di riempimento sarà rosa, ad esempio, e così via. Per tutti i numeri decidiamo noi quali numeri andare ad utilizzare e soprattutto quanti numeri andare ad utilizzare. Ovviamente se utilizziamo soltanto due numeri, che possono essere ad esempio lo 0 e l'1, avremo più facilità ad individuare qual è il disegno finale, magari quale disegno vogliamo che compaia. Io per ora mi fermo a 3. Ok, adesso prepariamo quindi la nostra griglia con la formattazione condizionale, selezioniamo tutte le celle, andiamo in formato e selezioniamo formattazione condizionale. Vedete che prende già l'intervallo giusto. Poi sotto cominciamo ad inserire le nostre regole di formattazione. La prima regola è non se è vuo, se non è vuota, ma andando in basso vediamo è uguale a, e andiamo a scrivere ad esempio 1, se è uguale a 1. Il nostro colore di riempimento, l'abbiamo visto in leggenda, è giallo, quindi abbiamo messo una condizione. Se è uguale a 1, cosa succede? La cella diventa gialla. La nostra prima regola è fatta. Fine, aggiungiamo un'altra regola. Stessa cosa, come regola andiamo ad inserire se è uguale a, in questo caso 2, e andiamo ad inserire selezionare il colore di riempimento magenta. Aggiungiamo l'ultima regola esattamente come abbiamo fatto prima. Se è uguale a, andiamo ad inserire 3 e qui selezioniamo colore di riempimento verde. Benissimo. Adesso, anziché andare a colorare, quello che dovranno fare i nostri ragazzi è disegnare attraverso i numeri. Lo possiamo fare, ad esempio, andando a scrivere 1 ed ecco qui che si colora di giallo. Un altro 1. Benissimo, facciamo la nostra scaletta gialla, ok? Se andiamo a scrivere invece 2 all'interno diventerà fucsia, se andiamo a scrivere 3 diventerà verde e così via. Quindi potremo disegnare direttamente a partire dai numeri. Questo ci permette di togliere un attimo il focus sui colori in sé e ci permette di abbinare questi colori ai numeri, quindi di utilizzare il foglio inserendo delle condizioni. Quindi diventa giallo non perché lo andiamo ad inserire manualmente, ma perché è successo qualcosa, perché abbiamo inserito ad esempio il numero 1. Possiamo fare un'attività ancora più complessa andando a togliere, quindi non aggiungendo la formattazione condizionale direttamente, ma andando magari ad inserire soltanto i numeri. Possiamo mantenere lo stesso la leggenda, inseriamo i numeri o chiediamo ai ragazzi di inserire i numeri per creare il loro disegno. Eccoci qui e solo al termine potranno andare, utilizzando la formattazione condizionale, a verificare, inserendo anche in questo caso le due regole, quindi ad esempio uguale a 1, andiamo a mettere il giallo, fine. Aggiungiamo un'altra regola, anche in questo caso uguale a 2, andiamo ad inserire il magenta, fine, e verifichiamo che il disegno sia giusto. In questo caso mancavano alcuni numeri, possiamo eventualmente andare ad aggiungerli per terminare il nostro disegno e verificare che tutto sia a posto. Bene, quindi avete visto che un'attività semplicissima può adattarsi e può essere adatta sia ai bambini più piccoli che ai ragazzi più grandi. Ovviamente, se prepariamo noi la griglia con tutti i numeri, per i bambini più piccoli sarà una scoperta perché andremo magari ad abbinare i diversi colori ai numeri. Possiamo cominciare a lavorare anche con gli 0 e gli 1 per avvicinarci al codice binario e quindi fare un passaggio molto semplice verso il coding. Oppure anche con i ragazzi più grandi possiamo chiedere loro di creare delle immagini molto più complesse, quindi lavoriamo con i singoli quadretti, sostanzialmente i singoli pixel, per andare a creare delle immagini molto più complesse. Interessante anche per chi lavora sulla grafica oppure per chi si occupa ad esempio di arte e disegno. Spero che questa attività vi sia piaciuta, non vedo l'ora di sapere come l'applicherete in classe e cosa andrete a creare voi, ma anche i vostri alunni con questo
questo metodo, questa strategia. Fatemi sapere quindi nei commenti che cosa ne pensate. Io vi saluto e vi aspetto qui sul canale per continuare a parlare assieme a me di tecnologia educativa. Ciao!